Passiamo a presentarvi un museo multimediale dedicato al peperoncino. Nasce a Satriano di Lucania da un'idea del gruppo di azione locale ispirata proprio al rapporto tra il comune lucano e Diamante, dove ha sede la famosa Accademia del Peperoncino, che conta anche numerosi soci in Basilicata. Ha visitato questo museo per noi Antonio Coronato. Cangaricchie, cerased, diavolicchie. Sono solo alcuni dei modi di dire peperoncino in Basilicata. Diffuso, apprezzato, coltivato e utilizzato in tutta la regione, tanto da diventare accompagnatore imprescindibile di alcuni piatti. Per rendere omaggio a questa spezia, a Satriano è nato un museo multimediale che racconta le sue origini e il suo legame con la nostra terra. La scelta del comune del Melandro non nasce per caso. Nasce proprio a Satriano perché Satriano è il paese che tempo fa ha voluto gemellarsi con il comune di Diamante, prima per i murales e dopo per il peperoncino. E così il nostro GAL del Marmo Melandro decide di continuare e sostenere questo progetto di valorizzazione della spezia più utilizzata al mondo, che è il peperoncino. Il Pepem Fabuleum si suddivide in due locali, un'area dedicata ai convegni, alle esposizioni e arricchita da una mostra permanente del fotografo tursitano Donato Fusco, e uno spazio che racchiude un'installazione multimediale, un viaggio virtuale che racconta le origini del peperoncino e le sue caratteristiche, senza dimenticare cenni interessanti sulle varietà coltivate in Basilicata e sulla storia del rapporto tra questo prodotto e la nostra terra. Abbiamo individuato ben 12 appellativi diversi, modi di definire il peperoncino, e questo ci fa capire che ovunque nei nostri comuni questa spezia era usata e rappresenta quindi un patrimonio. Il comune del Melandro diventa quindi la capitale lucana del peperoncino, grazie anche al contributo fondamentale della delegazione aderente all'Accademia del Peperoncino di Diamante. Al Pepem Fabuleum, che si può visitare su prenotazione proprio contattando la delegazione, la sezione lucana ha la sua sede e i soci hanno avuto un ruolo determinante nel valorizzare il legame con la Basilicata e le ragioni che fanno del peperoncino un prodotto da apprezzare, sia per le qualità alimentari e conviviali, sia per motivazioni più simboliche, che tuttavia hanno pur sempre il loro valore. Di sicuro è un serbatoio di vitamina C e quindi si adatta benissimo a curare raffreddori, raffreddamenti nel periodo invernale. Questo è scientificamente dimostrato, quindi non c'è dubbio. Sul problema invece di altri aspetti di carattere non verificati scientificamente bisogna essere cauti, ma poi se uno ci crede che può essere il peperoncino anche afrodisiaco, perché bisogna smentirlo o contraddirlo?